bello sapere sempre dove posso trovarti. Accidenti, che camper. Rubato? Ma Joseph, ti ho fatto una promessa. Che non avresti più rubato. Bravo, mi fa piacere. L'ho comprato, una super occasione. Ci vado nella Francia del Sud. A far che? Lì non ti conosce nessuno. Già, me lo puoi fare un favore? In fondo non ti ho mai chiesto niente, ti ho aiutato in qualche caso. Ah, non vorrai che ti accompagni in Francia? No, è che ho un treno per Monaco fra mezz'ora. Non posso lasciare il camper in strada. Me lo porteresti a Tresheim? Io ho trovato una buona rimessa. Allora, signor Rupert, passiamo ai fatti. Ai fatti pesanti. Le consiglio di parlare con me adesso, altrimenti la distruggo. Si muova, andiamo da qualche parte dove si può parlare. La decisione della Commissione europea sull'embargo delle armi è molto chiara. E l'argomento occupazione mi sembra di un cinismo inaudito di fronte alla tragedia che giorno dopo giorno si svolge in quei paesi. La fornitura di armi a paesi in aree di crisi è senza dubbio alcuno un reato infamante. Ma se vuol continuare a perorare questa causa, ha sbagliato imputato. Ma non mi dica. Qui ci atteniamo esclusivamente ai fatti. E in questo contesto la difesa deve effettuare una rettifica significativa. Prego, avvocato Lessing. Come tutti sappiamo, l'accusa si basa sul fatto che negli ultimi mesi i conti bancari del signor Ten Hagen hanno registrato vari movimenti di grosse somme di denaro sulle cui origini il mio cliente ha mantenuto finora un ostinato silenzio. È naturale, poiché si tratta chiaramente di bustarelle. Mi permetto di smentirla. Ho qui una dichiarazione giurata del mio cliente che attesta la natura di quelle somme come rimborso di crediti privati. Prego, signor giudice. Questa è solo una manovra diversiva da quattro soldi, caro collega. Perché il suo cliente si sarebbe deciso soltanto... Signor Ten Hagen? Ho voluto proteggere un mio vecchio caro amico che ha rischiato la rovina finanziaria. E poiché egli è sotto la luce dei riflettori, ho evitato, anzi voglio continuare ad evitare, di comprometterlo. Perciò vi prego di trattare questa faccenda con discrezione. Direi che è un colpo di teatro di infimo livello, questo. Il mio cliente è stato vittima innocente di un raggiro. Signor giudice, chiedo che il signor Rupert venga a testimoniare. D'accordo, avvocato. Prego il testo Rupert di accomodarsi. Dopo questa testimonianza, il giudice archivierà il procedimento, ne sono sicuro. Il testo Rupert non è presente. Chiedo di anticipare l'interrogatorio del test Herberts nell'attesa. Signor giudice, la deposizione del test Herberts è prevista per lunedì prossimo. In ogni caso non c'è più tempo. L'udienza è aggiornata a lunedì prossimo alle ore 9. Buon fine settimana a tutti. Il fatto che quell'uomo non si sia presentato non è positivo. Non riesco a capire. Il signor Rupert è uno dei miei collaboratori più fidati. Signor Herberts? Sì. Ha sentito, vero? Lunedì alle 9. Sì. Temo solo di non poter contribuire a discolparla. Questo lo vedremo. Il signor Rupert ha fatto varie allusioni. Ah, sì? E non le nascondo che la sua mancata comparizione crea un problema. Non saprei cosa dirle al riguardo. Ho bisogno di rinfrescarmi un po'. Comunque, ha il mio numero, se vuole contattarmi. Ha ragione. Lui non conosce le questioni interne dell'azienda. Qualcosa deve sapere. Lunedì ne avremo la conferma. Confido nel suo aiuto. A lunedì, allora. Arrivederci. Joseph, hai già mangiato qualcosa? Però se pago io, niente salsiccia al curry. Guarda qui.
Salmone scozzese con della mozzarella. Insalata di mare e pomodori secchi. È chiaro che hai un cliente denaroso. Tenagan è un grosso imprenditore. La sua società rileva e smantella vecchie fabbriche poco redditizie o in via di fallimento e rivende a buon prezzo i macchinari ancora validi nell'Europa dell'Est e in Asia. Le armi sono solo un settore. E fa buoni affari anche in questo campo? Compra vecchie armi dell'esercito federale e le rivende a governi contro i quali non vige alcun embargo. Il tutto con un regolare nulla osta dell'ufficio del Ministero della Difesa che ha il controllo sulle esportazioni. E allora perché il tuo cliente è finito in tribunale per traffico di armi? Tenagen è pulito, Joseph, credimi. Da cosa nascono le accuse? Grazie. È tutto un imbroglio, Joseph. Altre persone hanno fatto affari a nome suo. E puoi dimostrarlo? Se Rupert verrà a deporre, sì. Finora ha fatto solo allusioni, ma ha promesso che davanti al giudice avrebbe svelato la verità. Ha avuto paura. È normale. In questo tipo di affari si scatena la mafia dei trafficanti d'armi. Non voglio pensare in negativo. Però sono preoccupato. Rupert lavora da 15 anni per Tenagen in contabilità. Sempre puntuale, ultraffidato. Devo andartelo a cercare. Sì. Questo è il suo indirizzo. Non aveva motivo per non presentarsi. Questo lo vedremo. Ti faccio sapere. Ciao. Joseph, ma è il nostro pranzo. Che maniere. Allora, avvocato, stavolta niente omicidio? Solo un criminale di grosso calibro? Lei ha la vista acuta, signor commissario. Le auguro un buon fine settimana. Grazie. Prego. È venerdì pomeriggio. Mia moglie sta per passarmi a prendere. La prego solo di farmi ridare un'occhiata ai verbali degli interrogatori del signor Edwards. L'intera documentazione è stata trasferita alla procura. Tutta? La testimonianza del signor Edwards è prevista per lunedì. Magari dalle annotazioni manuali posso ricavare qualche idea per l'interrogatorio. Addio al tranquillo weekend. Il suo Segugio è inciampato in un cadavere. Omicidio. Adesso può tornare alla sua solita forma. Come hai fatto a trovarlo? È stato semplice. Oggi la sua fidanzata festeggiava il compleanno. Sono andato a casa sua ed era arrabbiatissima perché lui aveva promesso di passare da lei dopo l'udienza. Aveva intenzione di venirci. Ma è evidente che qualcuno ha voluto impedirlo. Io ho finito. Ti mando il conto. Aspetta, Joseph. Resta ancora un momento, per favore. Ho capito. Lei era preoccupato per il suo testimone, no? Il signor Matula ha cercato l'auto e l'ha trovata qua sotto. La morte risale a questa mattina. Allora? Il suo cliente sarà più tranquillo. Non capisco la sua allusione, commissario. Chissà che cosa avrebbe detto il test. Rupert era un testimone della difesa. Ora mi resta solo il test Herberts e la sua sicurezza mi preoccupa. Ci abbiamo pensato anche noi. Gli abbiamo offerto una scorta della polizia, ma lui ha rifiutato. Non so che dirle. Mi scusi, avvocato Lessing. Dove posso trovare il signor Tenagen? Avete il suo indirizzo. Non penserà che sia scappato. Lo vedremo. Il tuo testimone è stato giustiziato in piena regola, con un colpo alla testa da un professionista. Hai a che fare con un killer? Forse. Quando viene ucciso un testimone, deve esserci in ballo qualcosa di più che dei falsi permessi di esportazione. Spero che ora Herberts non mi molli. Di chi parli? Paul Herberts, intermediario. Collabora da anni con la società di Tenagen, di cui è diventato grande amico. Benissimo, allora ci puoi contare. Non ho avuto questa impressione. Mi è sembrato che volesse evitare di testimoniare. Magari sparisce durante il fine settimana. Dobbiamo tenerlo d'occhio. Dobbiamo. Non piantarmi in asso proprio ora. Ci sai fare tu in queste cose. Pensaci tu. Dove lo trovo questo Herberts? Signor Herbert? Molto piacere. Sono Joseph Matula. Le porto i saluti dell'avvocato Lessing. Passeremo il fine settimana insieme. Sì? È una novità. Non vuole che le succeda qualcosa.
Cioè? Rupert è stato ammazzato. Mi complimento con lei. Ci tiene a l'igiene personale. Bene, ancora un po' di lozione. Senta, Madulano. Potrebbe lasciarmi in pace. Vorrei finire quello che sto facendo. Ignori la mia presenza. Fino a lunedì non mi staccherò dal suo fianco. In parole povere, le starò appiccicato come un'ostrica. Le consiglio di farsene una ragione. E non sottovaluti quella gente. Hanno già freddato il suo collega. Rupert? Non era un mio collega. Signor Edwards, non è mica un peccato avere paura. Di chi dovrei avere paura? Al suo posto io sarei terrorizzato. Nel commercio illegale di armi c'è di mezzo tutto. Ma lei questo dovrebbe saperlo meglio di me. Mi ascolti. Le armi. Commerciare armi è un affare come un altro. E sul fatto morale della questione non ci sono problemi. Lo dice lei. Comunque abbiamo il fine settimana a disposizione per scambiarci le idee in proposito. No, scusi. Quella preferisco prenderla io. Come vuole. Può dirmi un solo motivo per cui dovrei continuare a farmi importunare da lei? È stato convocato come teste. E allora? Se al giudice venisse il sospetto che lei voglia sottrarsi alla convocazione, la farebbe mettere in stato di fermo. Lei è mai stato in prigione? No. Beh, non te lo consiglio. Non riesco ad avvicinarmi. C'è un tizio sempre con lui. Evidentemente l'avvocato gli ha messo una guardia del corpo vicino. Accidenti, ho dimenticato le chiavi. Queste? Non ne ha bisogno, ha l'autista privato. Andiamo su. Non c'è dubbio, qualcuno ci sta seguendo. Ecco fatto, seminato. Dove andiamo, da lei o da me? Ma è completamente fuori di testa. Ma sì, certo. Un momento. Helga, mi raccomando. Domenica mattina alle 11. Il signor Tenhagen. Signor Tenhagen, cosa c'è? Ah. Ma sì, certo. Arrivo. Da lei, allora? E che cosa dirà sua moglie? Non ho una moglie. Spero che abbia una cameriera, dormo solo con lenzuola fresche di bucato. Lo sa che è snervante. Chi prepara da mangiare? Tranquillo, non morirà di fame. Ho il telefono. Se le serve qualcos'altro posso passare da casa sua. Forse un signore raffinato come lei ha bisogno del pigiama di seta per la notte. No, grazie, ho tutto con me. Ci dica pure, avvocato, qual è la vostra proposta? Non ho nessun problema ad esporvi le richieste del mio cliente. E come mia abitudine intendo essere chiaro e diretto. Prego. Buonasera. Posso parlare all'avvocato? L'avvocato tornerà in studio solo lunedì.
Vuole prendere un appuntamento? No, lunedì non posso. Però è arrivato in alto il nostro caro Marcus. Complimenti. Lei conosce l'avvocato Lessing? Sì, e volevo fargli una sorpresa. Abbiamo suonato insieme. Bum, 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 bum. Sì, il jazz è il suo hobby. A proposito, la domenica mattina suona al Jazz Club. In realtà avrei voluto incontrarlo stamattina in tribunale, ma non ho potuto avvicinarlo. Era occupato con un cliente. Sì, infatti. E con quell'uomo, sa, quello che lavora per lui. Il signor Matula. Matula. Loro due si sono visti solo dopo... Non ha importanza. Sai una cosa? Lascerò semplicemente un messaggio a Marcus. Devo rientrare a Colonia. Mi dà un bigliettino? Ma sì, certo. Le va bene questo? Benissimo. E potrei avere un bicchiere d'acqua? Mi scusi tanto, sa, la pressione. Certo, la capisco. Quando potrò riavere i miei vestiti? Avvocato, guardi qui come sono ridotto. Stiamo verificando eventuali tracce di polvere da sparo. Questa è la seconda accusa assurda che devo sentirmi fare. Non dica più neanche una parola. Posso conoscere il motivo del fermo? Il signor Tenagan ha un'arma da fuoco intestata. Sì, non lo nego. Dello stesso calibro di quella usata per l'omicidio. A proposito della quale, il suo cliente non sa darci chiarimenti. È sparita. Urbata, sparita, che ne so. Non ha un alibi ed era lì, sul luogo del delitto. Ma questa è un'idiozia. Quando e dove sarei stato? Venite con me. Ecco la registrazione delle telecamere a circuito chiuso del parcheggio del tribunale. A destra c'è l'orario d'entrata, 9:14. E qui arriva l'auto del suo cliente. Dica, allora si riconosce? Sì. Sono io. Alla stessa ora, sul luogo del delitto, ci saranno state altre persone. Ci sono le telecamere anche agli accessi pedonali? No. Lei ipotizza un omicidio premeditato, non è vero? Non è stato certo un gesto dettato dall'emozione. Sì, su questo concordo anch'io. Che i parcheggi siano sorvegliati dalle telecamere è noto ormai da tempo. Ritiene che il mio cliente sia talmente ottuso da passare pochi minuti prima della sua presunta vittima sotto le telecamere del parcheggio, aspettare che arrivi, dopodiché... No, no, l'impianto probatorio è troppo fragile, perciò ora me ne vado col mio cliente. Mi dispiace, avvocato Lessing, ma gli abiti che il signor Tenagan indossava stamattina sono ancora in laboratorio. Dobbiamo attendere i risultati. Già, ora sono in stato di fermo. No, signor Tenagan, è in custodia cautelare. Si goda la nostra ospitalità mentre noi cercheremo con tutta calma l'arma usata per il delitto. Vicino al tribunale, nel parcheggio, a casa sua. Ho bisogno di parlarle. Chiudiamo la porta. Lei permette, vero? È il massimo che posso offrirle. Beh, e che cosa faremo chiusi qui dentro? Oh. C'è la televisione. Giochiamo a biliardo. No, io qui non ci sto. Si aspetta un attacco di terroristi? Dimentica che un testimone è già morto. Faccia la cortesia di non toccare niente, grazie. E si accomodi dove vuole. A proposito, preferisco bere vino bianco. Spero abbia dello Chablis. No, mi spiace, però ho della birra. Matula, investigatore privato. Ah, Marcus. Sì, c'era qualcuno che ci stava seguendo. Forse era qualcuno implicato nell'omicidio di Rupert. Beh, come sempre, l'ho seminato. Non ti preoccupare. Però chiedi al tuo irreprensibile cliente se sa o meno che abbia steso Rupert. A dopo. Allora, l'avvocato ha qualche problema? Tenagin è stato arrestato. Lo accusano dell'omicidio di Rupert. Non mi sorprende affatto. La cosa è ancora da dimostrare.
Ma lei deve pur sapere chi voleva impedire a Rupert di testimoniare. Io? Perché io? No, grazie. E chi è che ci stava seguendo? Saprà che avete pestato i piedi, no? Lei, Ten Hagen o il povero Rupert? Tanti soldi in ballo possono far venire in mente anche dei cattivi pensieri. È una vera idiozia. Dietro certi affari ci sono sempre dei mandanti segreti. Chi sono? E come faccio a saperlo? Cosa posso offrire a sua signoria? Ho dei ravioli. E saranno in scatola, immagino. Sì, e come se no? Mi dispiace, non li digerisco. Bene, allora ordiniamo. Riso e pollo alla cantonese. A quest'ora non posso più richiedere un'udienza al giudice. E la polizia ha diritto di tenerla in custodia per 48 ore. Io proprio non capisco. Ragioni un attimo con me. Una persona è stata uccisa. Ma non penserà mica che sia stato io. Rupert avrebbe potuto farle delle accuse? Ma no, avrebbe dovuto testimoniare a mio favore, lo sa benissimo. Ha qualche sospetto su chi può averlo assassinato? No. E davvero non sa dirmi dove è finita la pistola? No, maledizione, è sparita e basta. Signor Ten Hagen, se mi nasconde qualcosa, non posso aiutarla. Io non le nascondo niente, avvocato Lessing, ma ho bisogno del suo aiuto, la prego. Peccato che le tavole calde cinesi non abbiano stelle. Questa ne meriterebbe una. Con che cosa intrattiene le sue numerose giovani amichette? Con il mio charme. Vogliamo farci una partita? Su, venga. Io gioco solo se si vince qualcosa. Oh, certo, è più divertente. Senta, non voglio rovinarla. Facciamo una bottiglia di Chablis contro una... di whisky al malto. Vediamo chi inizia. Va bene. Che sfortuna. Lei ha una pessima opinione di me, vero? Faccio solo il mio lavoro. Sì. Lo faccio anch'io. È una cosa molto diversa. Che vuol dire? La gente che commercia in armi mi è decisamente antipatica. Se non lo facciamo noi, lo fanno gli altri. È quello che dice lo spacciatore che vende la droga ai ragazzini in discoteca. Andiamo, su, non faccia il moralista. Lei ha potuto scegliere il suo lavoro, no? Lei no, invece? La vita non si può sempre programmare. In questo genere di affari ci si ritrova immischiati all'improvviso e dopo non si riesce neanche più a capire come. La vita sfugge di mano. Conosco il problema, succede sempre anche a me. Sì, preferirei anch'io costruire spazzole elettriche o coltivare orchidee. Accidenti, che fortuna. Tocca a lei. Arrivo. Allora, niente male. Ma non è sufficiente. Non si può sempre essere primi, avrà il suo vino. Sì, non ne dubito affatto. Lei è una compagnia piacevole, ma adesso andrei a letto. Dormo qui? No. Lei dorme là. Attento. Signor Herbert! Mi scusi. Buongiorno. È pazzesco. Dormito bene? Sì. Fantastico. Cosa dovrei farci? Colazione. Preferisco farmi una doccia. Spero che la mia acqua le vada bene. C-
C'è pericolo che non me l'accorgo. Assolutamente no. Cosa c'è di così importante, avvocato, da trascinarmi qui di sabato? Ah, il signor Tenagna, quanto vedo. Contro di lei c'è un procedimento per violazione della legge sulle esportazioni. Mi scusi. Ecco. Ora si è aggiunto l'omicidio. Accusa che noi contestiamo energicamente. Il signor Tenagen temeva che la testimonianza del signor Rupert lo avrebbe fortemente incriminato. Ma non è affatto vero. Al contrario, mi avrebbe scagionato. Che vantaggio ricaverebbe il mio cliente da questo omicidio? È chiaro, il signor Tenagen vedeva minacciata la sua posizione. Si tratta di omicidio a sangue freddo, perciò la mia decisione è la seguente. Ordino il mandato di arresto. Ma non esistono gli indizi. Non c'è traccia di polvere da sparo né sugli abiti né sulle mani del signor Tenagen. E manca anche il movente. Il test Rupert era a favore del mio cliente. Signor giudice... Un momento, commissario. Non voglio chiudere gli occhi di fronte agli argomenti da lei esposti, avvocato Lessing. Perciò ordino la sospensione del mandato di arresto in attesa di nuovi elementi. Ha visto? Scusate, signor Tenagen... Riconosce quest'arma? Sì, potrebbe essere la mia, sì. E lo è. I miei uomini l'hanno trovata nella sua macchina. Lo scoprirà la scientifica se si tratta o meno dell'arma del delitto, ma credo che si possa già immaginare il risultato. Il mio cliente aveva già dichiarato di non sapere dove fosse l'arma. C'è sul verbale. Sono mesi che io non la tocco, quella pistola. Comunque, questi sono dei nuovi elementi. Confermo la tutela giudiziaria. Ci rivedremo quando saranno disponibili i risultati della scientifica. Grazie, signori. Arrivederci. Vieni. Vorrei parlare un attimo con il mio cliente, da solo. Prego, vai. Me lo spiega? Ma a che gioco pensa di giocare? L'arma del delitto nella sua auto. Mi stia bene a sentire. Io non mi faccio strumentalizzare e non mi lascio neanche prendere in giro. Non me lo so spiegare neanch'io. La pistola è sparita e ritrovata in macchina. E Rupert... Mi ascolti, la scongiuro. Rupert era l'unico a sapere che quegli affari non sono stati effettuati dalla mia ditta. Deve credermi, avvocato. Non so più a cosa posso credere. So solo che il nostro rapporto di fiducia è sotto continua pressione. E se è così, devo rimettere il mio mandato. No, non lo faccia. Non ho ucciso Rupert, glielo giuro. Non avrei avuto motivo. E lei lo sa. Lei deve pur avere una qualche vaga idea di chi voglia incastrarla. Dica un po', ma soffre di una mania igienista? Cos'è? Non ha pagato la bolletta? Il suo caffè si fredda. Io sto facendo la doccia. Marcus, buongiorno. Che cavolo. Come stiamo? Stiamo una favola. Se posso lasciarlo solo un attimo? Posso lasciarla un'oretta? Sì, tanto ho tutto. Hai sentito? Ho tutto. Sono lì tra 10 minuti. Sarò di ritorno tra un'ora circa. Stia lontano dalla porta e dal telefono. Ah. E lasci in pace la telecamera, poi avrà anche il suo Chablis. Sì, lo vedremo. Sono di fronte al suo appartamento. Sì, lo so che quel tipo è un investigatore. Cosa? Guardia del corpo? Non fa differenza. Non so neanche se lui è lì dentro. Che cosa? Devo andare a suonare alla porta. Non vedo la macchina, strano. Forse è nel cortile interno. Aspetta un momento. Ecco la sua macchina. Che devo fare? Devo seguirla o no? Va bene, ti richiamo. Herbert rimarrà bravo e tranquillo nella tua dimora di lusso? Non è che abbia molta scelta. Non gli piace stare da me, ma deve farsene una ragione.
Sì, ma come lo tieni sotto controllo? Oh. Prendiamo i biglietti per Tristano e Isolda. Gli ho prospettato le conseguenze giuridiche nel caso si tirasse indietro. In parole povere? Ho minacciato di farlo arrestare per fellonia. Cos'hai minacciato? Di farlo arrestare per fellonia. Ma lo sai cosa significa? Tradimento dei reciproci obblighi di fedeltà feudale. Insomma, oggi è un'accusa di alto tradimento. Comunque non si muove. Credo che stia da me perché ha paura. Di quell'uomo che vi ha seguito? Mm. Ha un'idea di chi possa essere? Credo di sì, ma non mi ha detto niente. Sì, lo ha nascosto proprio a casa sua. No, no, lascia fare a me, so come risolverla. Ieri sera è passato uno dal mio ufficio, che poi però è sparito subito. A Helga è sembrato molto strano. Le ha detto di aver suonato con me in passato. Forse cercava Herbert. Magari è proprio il tizio che ci ha seguito. Vuole togliere di mezzo i tuoi testimoni e il primo l'ho già eliminato. Se vogliamo conservarci il secondo, devo tornare ad occuparmi di lui immediatamente. Fa attenzione, se perdo anche questo, ho chiuso. Ok, sta tranquillo, corro a casa. Non è che avete una bottiglia di Chablis da darmi? Sì, certo. Va bene, paga il signore. Perfetto. Signor Herbert! Herbert! Eccomi! Ho trovato tutto quello che volevo. Croissant caldi, latte di ottima qualità. Dove state? Non è il caso di agitarsi. Sono andato a comprare la colazione. Non posso mica nutrirmi con tutte quelle schifezze, non le pare? Lì fuori c'è un killer. Un killer? Ma lei lo sa con che razza di gente ha a che fare? Guardi, io l'avverto. Si faccia venire altre idee e le metto le manette. Potrei schiacciarla come un verme, oppure dare alle fiamme la sua stamberga, fare entrambe le cose e poi andarmene dove mi pare. Ma lo sa perché non lo faccio? Non me ne importa niente. E adesso sparisca. Fuori di qui! Ecco le prime parole giuste che le sento dire. Sa cosa penso di lei? Lo immagino. E non mi interessa. Lei, caro signore, è un grandissimo spaccone, ma si ricordi che... È quell'individuo che le sta le costole. Oh, cavolo! Matura, mi tiri fuori di qui. Non vuole sapere chi è? Ma è pazzo! Avanti, venga! La sua colazione che fa? La lascia qui e lo Chablis? Ma chi se ne frega del vino? Presto! Salti in macchina, ho aperto. Presto! Saperlo. Come mai non riesco a crederle? Lei se la sta facendo addosso. Nel mio lavoro non ci si può fidare di nessuno. Sembrano proprio i suoi amici del gruppo traffico d'armi. Che cosa vogliono? Far fuori anche lei? È probabile. Mi dica, chi è questa gente? La conoscerà. Nel mio lavoro c'è una regola precisa. Tenere il becco chiuso.
Il problema qui non è la gente che conosco. E chi allora? Quella che non conosco. Maledizione. Non possiamo tornare a casa mia. Già, perché non telefona al suo favoloso avvocato? Ottima idea, così fate due chiacchiere. Che fine ha fatto quel volpone del suo principale? Non si preoccupi, sta arrivando. Comincia a far freddo qui. Lei è un uomo felice? Insomma, è soddisfatto di sé? Io perlomeno posso guardarmi allo specchio e per me conta questo. E poi io sono un uomo libero. Un uomo libero? Mm-hmm. Mi dica, lei è sposato? E lei? Io sono divorziato da 9 anni. E come mai? Sa, mia moglie non sopportava la vita militare. È stato nell'esercito? Sì, 12 anni. Ah. Ho una... Io e mia moglie abbiamo avuto una figlia. Si chiama Luisa. Ha 11 anni adesso. Non l'ho mai vista in questi 9 anni. Avrei voluto aiutarla a crescere, stare con lei, e invece se la incontrassi non la riconoscerei neanche. Si rende conto? Già, tanto la cosa non le interessa. Il mio passato non interessa neanche me. E adesso fa l'intermediario. Sì, metto in contatto le persone. Il mondo è così. C'è chi compra e chi vende. Parli chiaramente. Chi c'è dietro il commercio di armi? Non so assolutamente con chi abbia trattato Den Hagen, né che cosa abbia trattato. Lo so, lei crea solo i contatti. Già. Ah, era ora che arrivasse. Marcus? Dobbiamo parlare urgentemente. È per questo che sono qui. Lei può aiutarmi. E come? Per meglio dire, può aiutare il signor Den Hagen, il suo socio. Ora è sospettato di omicidio. Senta un po'. Con l'omicidio ho ancora meno a che fare che con il traffico di armi di Den Hagen. Ora non giochi a fare il santo. Che cosa? E comunque lunedì dovrà mettere le carte in tavola. Gli affari che ho condotto per Den Hagen sono avvenuti tramite banca. E lì ogni transazione è documentata. Rupert non gliel'ha detto. Intendeva farlo in tribunale, ma non è riuscito ad arrivarci. Però ha tenuto a dirmi che lei ne era a conoscenza. Perché l'avrà fatto? E che cosa le ha raccontato? Purtroppo non molto. Beh, allora? Perché non aiuta il signor Den Hagen? Pensavo che foste amici. Signor Herbert, mi servono dei nomi. Crede che sia stanco di vivere? Tanto vale che mi spinga giù dalla finestra. Crede che il suo segugio da 4 soldi possa salvarmi da quel killer? Se è così, lei ha un cervello da gallina. Quindi lei sa più di quanto dice? Qui dentro si soffoca. Non è possibile. No, non ti agitare. All'udienza lunedì non avrò un testimone. Sta tranquillo, Marcus. In qualche modo riuscirò ad ammorbidirlo. Sei un ottimista. Che fine ha fatto quello che vi inseguiva? Non preoccuparti, l'ho seminato. Adesso noi due ce ne andiamo. Siamo stati anche troppo in questo posto. Herbert? Sì? Andiamo. Finalmente. Arrivederci. Venga. È nervoso? Certo. Dove andiamo adesso, eh? Si farà venire in mente un'altra idea brillante? Ha dubbi in proposito? Mia madre ha fatto dei figli intelligenti, sa? Bene, 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 bene. Questo sì che è lusso. Allora, che le avevo detto? Comfort assoluto e tanto spazio. Ci fa un freddo cane. Già, ma dipende dal clima. Aspetti, deve esserci... Sì, qui c'è una pizza. In caso di necessità, il diavolo mangia le mosche. Figuriamoci una vecchia pizza. Prima di mangiarsi le mosche, lasci fare a me, d'accordo? Si accomodi. Sarà la pizza migliore che abbia mai mangiato. Devo proprio ammetterlo, non era male.
Ah, la suite là dietro è sua. Bene. È meglio che dorma col cappotto. Lei lava i piatti. Giusto, lei ha cucinato. Già. Allora io le auguro la buonanotte. Altrettanto. Mi stenderò qui sul divanetto. Non russi troppo forte, eh? Ah. Accidenti, Ernest. Mi hai spaventato. Ah, sì? Joseph è il mio camper, questo. Lo so, mi dispiace molto. Lei è Rosvita, mia moglie. Sono andato a prenderla a Monaco. Lui è il mio amico Joseph. Salve, Joseph. Quando pensi di partire? Stamattina. Ma come? Di domenica. È una follia. Ti becchi tutto il traffico festivo. Domani è lunedì, si viaggia. Hai proprio ragione. Così possiamo anche fare un paio di acquisti prima di partire. Ciao. Ciao. Herbert, non si preoccupi, erano solo degli amici. Dormito... Che parla? Era il radio taxi. Ma perché non ragiona? Se il killer l'ha presa di mira, non le servirà a niente andarsi a nascondere altrove. Io non ci torno con lei in quel pidocchioso camper, neanche con le manette ai polsi. Guardi come mi sono ridotto. Ho passato la notte in bianco e ho tutte le ossa rotte. Maledizione a lei! Io rivoglio indietro la mia vita. Con una porzione extra di piombo in corpo? Tenga pure il resto. Grazie. Principale testimone assassinato. Questo riguarda il nostro caso. Ho visto. Che cosa pensa di fare? Va bene così. Sì, grazie. Cosa c'è, Marcus? Ci lasci suonare da soli? Eh? Mi dispiace, devo scappare. Avvocati, è meglio suonare con i pensionati. Almeno non devono correre al lavoro. Sembra che ci sia qualcuno che ne sa più di noi, quindi adesso ho bisogno di un paio di risposte. E dal signor Herberts. Esatto. Dove siete? Va bene, lo conosco. Non avete niente per colazione. D'accordo, vi porto io qualcosa. Che bravo! Il caffè. E il giornale della domenica.
Lui dov'è? Lì dentro? Sai, il signore ha uno spiccato istinto della libertà. Sa che cos'è questo? Un vero e proprio sequestro di persona. Le farò togliere la licenza, sempre che ne abbia una. E mi liberi, se vuole che rimaniamo amici. E facciamo la sauna insieme? Stia attento, è bollente. Che tempismo. Ecco, prego. Che schifezza è? Se la mangerei questa roba, non va bene neanche per i piccioni. Stia zitto un attimo. Il Nacht Courier conosce nomi e retroscena. A chi giova l'omicidio del testimone della difesa? Il morto, Hans R., sarebbe stato in condizioni di indicare le vie del commercio internazionale di armi. Da Francoforte ne partono grosse forniture verso le zone di crisi. Dettagli più completi e nuove rivelazioni nel nostro numero di lunedì prossimo. Come me lo spiega? Io? Perché io? Di chi è l'articolo? Lothar Korner. È un giornalista pignolo. Ad alcuni adesso suoneranno i campanelli d'allarme. Perché guardate me? Chi dovrei guardare? Quello che sapeva Rupert lo sa anche lei, vero? Cosa? Ma proprio non capisce. Rupert ha parlato con questo giornalista e più che evidente, ecco perché è morto. E adesso mi dica quello che sa, prima che sia troppo tardi. Non potete tenermi qui, non ne avete il diritto. Toglietemi le manette. Adesso fatemi uscire di qui o vi denuncio. Fatemi uscire di qui. Ho detto che voglio uscire. L'assassino ha voluto impedire che Rupert parlasse in tribunale. Non sapeva che l'aveva già fatto con quel giornalista. Esatto, ho già provato a cercarlo. Chi? Il giornalista? Sì, Corna. L'ho fatto convocare in tribunale, ma preferirei parlarci oggi. Se sa davvero così tante cose, domani mi risparmio Edwards. Di nuovo quel delinquente. Stavolta te lo sei portato tu dietro. Ora basta, chiamo la polizia. Non farlo, arriverebbero a sirene spiegate. Così quello sparisce, ci penso io. Joseph, quell'uomo è un killer. Tienilo d'occhio. Scenda dalla macchina. Coraggio. Le mani bene in vista. Prenda quella valigia. L'appoggi sul cofano. L'apra. Lessing, 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 Lessing. Non vorrei essere nei suoi panni. Questo è sequestro di persona e lei sa che niente può giustificarlo, niente. Lei, come avvocato, dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro. Non sarebbe meglio per tutti se adesso mi lasciasse andare? Ehi, avvocato! Avvocato! Giornalista,
Corner. Lothar Corner. Sì, vedo. Il giornalista pignolo. Guardi, la prima pagina di domani. Ten Hagen innocente? Non l'ho ancora chiusa. Chi vuole distruggere Ten Hagen? Ma no, non me ne importa niente di Ten Hagen. No, no, io sto inseguendo i pesci grossi. Voglio documentare la corruzione dei piani alti dello Stato. E cosa vuole da Herbert? Ho un paio di domande da fargli. Dopodiché chiudo la mia inchiesta. Lo sa dov'era prima? Nell'esercito. Aveva un qualche incarico. Non qualche incarico. Era ufficiale di collegamento con libero accesso a tutti gli uffici NATO. Beh, Rupert me ne ha dette di cose. Voleva vuotare il sacco, ma aveva paura. Ho dovuto promettergli che avrei usato l'intervista solo dopo la sua deposizione al processo e con la sua morte l'accordo è decaduto. Sono stato io a convincere Rupert a dire la verità. Quali sono le domande che vorrebbe fare a Herbert? Rupert aveva scoperto l'enigma dei documenti falsi, che non erano affatto falsi. Il tutto passava davvero attraverso Ten Hagen, solo che lui non lo sapeva. Non le capisco. Herbert lavora anche per un'altra ditta. Nel suo campo è più che normale. Ma di questa lui è socio, insieme a un paio di suoi ex colleghi dell'esercito che sanno a chi serve cosa. Usano un indirizzo email registrato sotto il nome di Ten Hagen, ma nell'azienda di Ten Hagen nessuno ne sa niente. Escluso Rupert. Ecco che cosa aveva scoperto. È Herbert che organizza gli affari illeciti. E divide i profitti coi suoi soci. Quando Herbert ha saputo che Rupert voleva deporre, la polizia pensa che Ten Hagen non abbia avuto il tempo di nascondere l'arma tra l'omicidio e l'inizio dell'udienza. La stessa ipotesi può valere per Herbert. Che diamine, ho passato tutto questo tempo in giro con un assassino. Telefoni alla polizia, adesso, subito! Sta attento, Marcus. Herbert che ha ucciso Rupert e ha messo la pistola nella macchina di Ten Hagen. Il tuo prezioso testimone. Tanti. Maledizione. Basta, basta! Dica un po', è impazzito, cerchi di controllarlo. Allora, calma, calma, manteniamo la calma. Però, questa sì che è una bella pistola. Beh, adesso sapete chi sono. Ci sono 5 colpi. Grazie, Marcus. Ah. Signor Ten Hagen. Allora? Herbert e i suoi complici gestivano questi traffici illeciti utilizzando il nome della sua azienda. Scusi, come ha detto, è stato Herbert che mi ha incastrato. Rupert aveva scoperto tutto ed è morto per questo. Ma quello che nessuno sapeva era che Rupert aveva già parlato con un giornalista. Herbert! Lei è venuto tante volte a casa mia. È così che ha rubato la pistola. Ma perché tutto questo? Per fare soldi? L'ho sempre considerata un amico più che un socio in affari. Io non ho amici, Ten Hagen, mai avuti. Su, andiamo. Ten Hagen. Lei mi fa una gran pena. Come concludiamo questa domenica? Che ne diresti di andarci a bere un prosecco? Offro io. Buona idea. Così ti porto finalmente nel mio locale preferito. Prego. Ma non sarà mica...
Non sarà questo... Aspetta prima di parlare. Vedrai che questo è un luogo molto riservato. Ciao, Ernst. Sapevo che ti avrei trovato qui. Lui non è... Ernst Volta. Ah. Lo hai difeso a suo tempo. Ah, sì, mi ricordo. Salve. Ma non dovevate partire. Mi avete distrutto il camper. A chi devo rivolgermi per il risarcimento? Avrete pure un'assicurazione. Di domenica lo escludo. Mettiti il cuore in pace. Anzi, sai una cosa? Forza, venite con noi. Offro io. Prego. Qui dentro hanno il miglior prosecco che esiste. Coraggio. Salve. Cosa aspetti, Marcus? Joseph, adoro la tua originalità. Dai, andiamo.